Carissimi ragazzi, un saluto a tutti. Allora, nell'ultima settimana sulla mia pagina di Instagram vi ho tenuti aggiornati per quanto riguarda l'assemblaggio del mio nuovo computer, ovvero il computer che vedete lì alle mie spalle. Allora, diciamo che ci sta una piccola storia dietro, perché io quando ho iniziato questo progetto, il computer, avevo intenzione di acquistare i componenti, assemblare il computer, faccio un video per poi dopo restituire tutti i componenti. E devo dire che stando lì ad assemblarlo, configurarlo, mi sono detto: ma perché non tenermi questo computer? Tanto anche devo togliere il portatile dalla postazione fissa, tanto vale la pena, me lo tengo, perché no? Quindi con 500 euro, anzi meno di 500 euro, sono riuscito a portarmi a casa una configurazione davvero niente male. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di iniziare a dirvi i componenti del mio computer, voglio dirvi che tutti i componenti presenti in questo video e tutti i componenti utilizzati per assemblare il computer che vedete lì alle mie spalle sono tutti componenti acquistati da Amazon, di cui alcuni acquistati dalla categoria dell'usato veramente niente male. Allora, dopo fatto questa breve premessa iniziale, iniziamo subito a elencare i vari componenti. Scheda madre: vi dico subito che la scheda madre è stata acquistata nella categoria dell'usato di Amazon e devo dire che è davvero niente male, ed è una scheda madre della Elite Group con il modello H81H3i versione 1, ed è una scheda madre che porta con sé il connettore per processori LGA 1150. Non solo, porta anche due ingressi per quanto riguarda i moduli RAM per un massimo di 16 giga, poi porta tutti i vari connettori, come due connettori per andare a collegare hard disk SSD in formato SATA. Invece sulla parte posteriore troviamo altri tipi di connettori, come i connettori seriali per le vecchie tastiere e mouse. Troviamo un ingresso HDMI, un ingresso VGA, 4 ingressi USB, di cui 2 3.0 e 2 2.0, un ingresso Ethernet e troviamo anche una scheda audio. Ma la scheda madre non è solo questo, perché la scheda madre porta con sé anche un BIOS grafico. Un BIOS grafico che ci consente di andare a variare tutte le impostazioni della scheda madre stessa, e non solo, ci consente di tenere sotto controllo anche tutte le varie temperature, come processore, scheda RAM, sistema operativo e quant'altro, e ci consente anche di variare il metodo di avvio del nostro computer, dalla modalità base, ovvero quella eco, modalità normale e modalità silenziosa. Quindi devo dire ragazzi che questa scheda madre è da tenere d'occhio, perché riesce ad offrire veramente tanto. Andando avanti troviamo il processore. Il processore anch'esso è stato acquistato sempre nella categoria dell'usato di Amazon, ed è il processore di casa Intel i3 di quarta generazione con il modello 4170. Ed è un processore di quarta generazione da 3,7 GHz dual core. Allora ragazzi, non è che sia un processore uno degli ultimi, ma anch'esso come la scheda madre 2016-2017, devo dire che tutti e due, lavorando in accoppiata, beh, ragazzi, veramente danno delle prestazioni davvero niente male. Andiamo avanti, e adesso tutti i componenti che saranno elencati da qui in poi sono stati acquistati nuovi da Amazon. E l'altro componente principale del mio computer sono i moduli RAM, e sono dei moduli RAM, come ho detto prima, la scheda madre supporta un massimo di 16 giga DDR3, quindi ho acquistato questi moduli RAM della Moto Eagle DDR3 da 1600 MHz 8 giga ciascuno. Quindi ragazzi, ho fatto in modo che anche i moduli RAM
RAM viaggiassero alla stessa frequenza MHz sia del processore e sia della scheda madre. Invece, per quanto riguarda la memoria di massa, mi sono affidato alla SanDisk, che credetemi, SanDisk per quanto riguarda memoria di massa è uno dei produttori più affidabili in assoluto, e ho acquistato il modello SSD perché sì, al mio computer ho installato un SSD, come si fa al giorno d'oggi, Ultra SSD da 500 GB. Ok, non sarà tanto, però a me è molto più che sufficiente per quello che devo farci. È tempo di circa una ventina di secondi, con questo SSD mi ritrovo già sul desktop, forse qualcosina in meno. Quindi ragazzi, devo dire che questi componenti interni, acquistandoli tra nuovo e usato, beh, veramente hanno molto da offrire. Adesso passiamo a parlare della parte estetica di questo computer, partendo dall'alimentatore, dissipatore e il case, case esterno. Ma partiamo subito a parlare dall'alimentatore, ed è un alimentatore della Thermaltake con il modello Smart RGB Black Edition. Di default porta con sé 4 connettori SATA per poter collegare 4 diversi tipi di hard disk in formato SATA. Non solo, sulla parte posteriore, oltre che a trovare il connettore dove possiamo collegare il cavo di alimentazione, troviamo anche un pulsante che ci consente l'accensione e lo spegnimento, e poi un altro pulsante che ci consente di variare la luminosità e il metodo di illuminazione dell'alimentatore. Quindi possiamo impostare sia il colore singolo e sia impostando il colore random, che varia ad ogni tot secondi il colore della ventola RGB. Adesso passiamo a parlare di quello che è il dissipatore. Per quanto riguarda il dissipatore, mi sono affidato alla Cooler Master. Allora, come ben tutti sapete, Cooler Master, per quanto riguarda l'assemblaggio estetico dei computer, beh, non so per voi, non so per gli altri, ma per me è il top. E mi sono affidato a Cooler Master, come vi stavo dicendo, con il modello Hyper 212 ARGB Black Edition. All'interno della confezione Cooler Master stesso ci mette in dotazione una siringa, laddove possiamo avere a disposizione della pasta termoconduttiva da installare tra il processore e il montaggio del dissipatore. Il dissipatore lo possiamo adattare a qualsiasi scheda madre, nel mio caso una mini ITX. E non solo, nella confezione troviamo anche un piccolo telecomando che è connesso all'ingresso SATA dell'alimentazione, e al tempo stesso a questo telecomando collegato lo stesso dissipatore possiamo variarne la velocità della ventola, il metodo di illuminazione e variare la colorazione, e impostare o un colore singolo o un colore random che varia ad ogni tot secondi. E infine troviamo il case esterno, e anche qui mi sono affidato a Cooler Master. Cooler Master con il modello Masterbox MB511. Partiamo subito a parlare della parte superiore di questo case, che troviamo 2 ingressi USB 2.0, il pulsante d'accensione e spegnimento che riprende il logo della Cooler Master stesso con illuminazione di colore bianco. Beh, devo dire che questi particolari, beh, mi fanno strizzare l'occhio. E poi troviamo altri 2 connettori, là dove possiamo collegare sia microfono e sia altri tipi di cuffie con il connettore 3.5 mm. Sulla parte destra è rifinito completamente in alluminio, mentre invece sulla parte sinistra troviamo una copertura totalmente in vetro. Quindi devo prestare anche attenzione quando lo vado a smontare per fare delle modifiche, ma vabbè, questi sono dettagli. Mentre invece nella parte interna del case troviamo alcuni scompartimenti, là dove possiamo riporre tutti i cavi in eccesso una volta assemblato il computer. E poi alla fine troviamo anche una piastra, comoda piastra oserei dire, dove possiamo montare il nostro SSD o qualsiasi altro tipo di hard disk. Mentre invece sulla parte frontale è presente tutta la parte di raffreddamento con 3 ventole, sono delle ventole ARGB, proprio come il dissipatore stesso del computer, e sono delle ventole che possono essere comandate attraverso un telecomando in dotazione alla confezione.
neanche qui ci possiamo sbizzarrire come il dissipatore, andando a variare il tipo di illuminazione delle luci e sia impostare colori singoli o colori random oppure multicolore, proprio come ho fatto io in questo momento. Quindi ragazzi, devo dire che anche il case mi ha stupito veramente tanto e devo dire che mi è piaciuto veramente molto. Beh, dopo aver assemblato il computer, cosa manca? Manca il sistema operativo. E come sistema operativo gli ho installato Windows 10 Pro, che rispetto alla versione Enterprise che ho installato sul mio portatile, ovvero il Lenovo, riesce ad offrire molte più funzionalità, aggiornamenti costanti, e io adesso che lo sto utilizzando da un po' sto scoprendo anche tante altre funzionalità. Beh, che dire ragazzi, dato che il computer ha un'architettura 64 bit, quindi gli ho messo Windows 10 Pro a 64 bit. Che posso dirvi? Io Windows 10 Pro a chi volesse lo consiglio vivamente. Allora, per quanto riguarda questa configurazione, a parte che trovate tutti i link qua in basso in descrizione di tutti i componenti che ho utilizzato io per assemblare il mio computer, beh, posso dirvi che con meno di 500 euro, proprio come ha fatto il sottoscritto, riuscite a portarvi una configurazione davvero niente male. Quindi se avete intenzione di assemblare un computer, potete anche utilizzare i miei stessi componenti, non so, magari variare il case, fate voi, e riuscite a portarvelo a casa con meno di 500 euro. Quindi ragazzi, beh, io ve lo straconsiglio. Poi ovviamente alcuni componenti come processore e scheda madre non li acquistate a prezzo pieno, perché altrimenti andavo a sforare e arrivavo anche attorno agli 800-900 euro. Quindi scheda madre e processore acquistati nella categoria dell'usato Amazon, e guardate un po', ancora adesso sta funzionando. Quindi ragazzi, veramente top. Non è che io fossi un gamer, anzi mi piacerebbe, però non è che ci corro tanto dietro ai giochi. Ho assemblato questo computer giusto per la produttività e sia per editare i video del canale, perché devo dire che mi ci voleva un computer fisso, dai, veramente ci voleva. Allora, come ho detto prima, tutti i link ai prodotti li trovate qua in basso in descrizione e tutti acquistabili da Amazon. E se avete un abbonamento Prime vi arrivano entro 2 giorni a casa vostra. Quindi ragazzi, beh, adesso aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti. Fatemi sapere se questa configurazione vi fosse piaciuta. Insomma, ditemi la vostra e ditemi se anche voi vorreste assemblare un computer del genere con i miei componenti. Quindi insomma, sbizzarritevi nei commenti. E oltre a questo, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ragazzi, veramente, spingete quel pulsante per iscrivervi, che siamo quasi ai 10.000 iscritti. E dopo l'iscrizione cosa manca? Manca l'attivazione della campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E non solo, condividete questi video perché aiutate moltissimo il canale. E già lo sapete, vi ho tenuti aggiornati su Instagram, quindi mi trovate anche su Instagram @mythicosnake, ve lo ricorda anche l'animazione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!